Sono Andrea Zanin, faccio parte di Urban Wave, una piattaforma nata 6 mesi fa che raccoglie varie realtà a Fiumicino, Ostia, comunque Maccarese, fino ad arrivare a Passo Oscuro. Al centro c'è un libro perché non è soltanto riqualificazione il nostro progetto, anzi è anche riqualificazione, ma soprattutto vuole essere un vettore che porti cultura, che rifaccia nascere appunto uno stimolo all'interno della coscienza dei cittadini che rivogliano quindi riappropriarsi, scusami, della città, attraverso partendo appunto dalla cultura che è la base di ogni nostro ragionamento e appunto è il primo messaggio che noi vogliamo lanciare, per poi arrivare a quello finale che forse è il più importante, ossia il coraggio di sognare, il coraggio di vedere una Fiumicino diversa da queste scritte, comunque che tutti noi di Fiumicino conosciamo e comunque una Fiumicino più bella. Siamo per ora tutti in Fiumicino tranne due signori che sono di Ostia e siamo per ora una venticinquina. E abbiamo fatto una pagina Facebook che si chiama Urban Wave Fiumicino e contiamo, ecco, di aggregare più persone possibili perché penso non ci sia modo migliore che aggregare con l'arte che è universale, non vede colori. Mi hanno chiesto di fare un qualcosa che ricordasse un po' i concetti della cultura, dell'antifascismo e che ricordasse anche un po' il luogo dov'è. Quindi per Fiumicino c'è il mare con gli scogli e con il faro. Per quanto riguarda la cultura c'è una mano che tende, ora ancora è un po' una bozza, però saranno due mani praticamente, una da sotto che tende un libro a quella sopra che è in carcere, questo è un po' il senso della cultura che rende liberi, e sopra ci andrà una frase di Allende che adesso non mi ricordo bene, ma era una gran bella frase, e i papaveri come simbolo dell'antifascismo e gli uccelli che volano anche fuori dal muro sono il simbolo appunto della libertà. L'AMPI ha finanziato e diciamo, disegnato un po' il soggetto e cercato insomma con i ragazzi dell'Urban Wave di realizzare il primo murales d'Urban Wave, la matrice dell'AMPI, perché appunto volevamo essere promotori di questo progetto Urban Wave di decoro della città di Fiumicino e con questo appunto abbiamo deciso un soggetto molto aperto, cioè come appunto la città della scenografia del mare, il faro come simbolo di Fiumicino e queste due mani che si passano questo libro per omaggiare un po' i padri e le madri costituenti. E grazie a tutti i ragazzi dell'AMPI, grazie a tutti i ragazzi dell'Urban Wave e a tutta Fiumicino, spero che se ne facciano di più di queste cose perché penso che sia una cosa molto buona per la città.